In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi tutti i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 4, capitolo 73, 16 luglio del 1901. Dopo vari giorni di privazione, questa mattina si è benignato di venire trasportandomi fuori di me stessa. Ora, trovandomi innanzi a Gesù benedetto, vedevo molta gente e i mali della generazione presente. Il mio adorabile Gesù li guardava con compassione, voltandosi a me, mi ha detto: Figlia mia, vuoi sapere da dove incominciò il male nell'uomo? Il principio è che l'uomo, appena conosce se stesso, cioè incomincia ad acquistare la ragione, dice a se stesso: Io sono qualche cosa. E credendosi qualche cosa, si discostano da me, non si fidano di me che sono il tutto. E tutta la fiducia e forza l'attingono da loro stessi. E da questo avviene che perdono fino ogni buon principio. E perdendo il buon principio, che ne sarà la fine? Immaginalo tu stesso, figlia mia. Poi, scostandosi da me che contengo ogni bene, che può sperare di bene l'uomo, essendo lui un pelago di male? Senza di me tutto è corruzione, miseria. E senza nessun'ombra di vero bene, e questa è la società presente. Io nel sentir ciò provavo una tale afflizione da non saperla esprimere. Ma Gesù, volendomi sollevare, mi ha trasportato altrove, ed io trovandomi sola col mio diletto Gesù gli ho detto: Dimmi, mi vuoi bene? E lui sì, ed io non sono contenta del sì solo, ma vorrei che sia spiegato meglio quanto mi vuoi bene. E lui: E tanto è il mio amore per te che non solo non ha principio, ma non avrà fine.
ed in queste due parole puoi comprendere quanto è grande, forte, costante il mio amore per te. Per poco ho considerato tutto ciò e vedevo un abisso di distanza tra il mio amore ed il suo, e tutta confusa ho detto: Signore, che differenza tra il mio ed il vostro bene? Non solo il mio tiene il principio, ma per lo passato ci veggo dei vuoti dell'anima mia di non averti amato. E Gesù, tutto compatendomi, mi ha detto: Diletta mia, non ci può stare conformità tra l'amore del Creatore e quello della creatura. Ma però oggi ti voglio dire una cosa che ti sarà di consolazione e che tu non hai mai capito. Sappi che ogni anima per tutto il corso della sua vita è obbligata ad amarmi costantemente, senza alcun intervallo. E non amandomi sempre, vi lascia nell'anima tanti vuoti per quanti giorni, ore e minuti che ha trascurato di amarmi. E nessuno potrà entrare in cielo se non ha riempito questo vuoti, e solo potrà riempirli o con l'amarmi doppiamente nel resto della vita, e se non giunge, li riempirà a forza di fuoco nel purgatorio. Ora tu, quando sei priva di me, la privazione dell'oggetto amato fa raddoppiare l'amore, e con questo viene a riempire i vuoti che ci sono nell'anima tua. Dopo ciò gli ho detto: Dolce mio bene, lasciami venire insieme con te nel cielo. E se non vuoi per sempre, almeno per poco. Deh, vi prego, contentatemi. E lui mi ha detto: Non sai che per entrare in quel beato soggiorno l'anima deve essere tutta trasformata in me, ed io, in modo che deve comparire come un altro Cristo? Altrimenti, quale figura faresti tu in mezzo agli altri beati? Tu stessa avresti vergogna di starci insieme con loro. Ed io, è vero che sono molto dissimile da voi, ma se volete potete rendermi tale. Onde, per contentarmi, mi ha tutta rinchiusa in lui, in modo che non più vedevo me stessa, ma Gesù Cristo, ed in questo modo ci siamo innalzati verso il cielo. Giunti ad un punto, ci siamo trovati innanzi ad una luce indescrivibile. Innanzi a quella luce si sperimentava nuova vita, una gioia insolita, mai provata. Come mi sentivo felice, anzi mi pareva di trovarmi nella pienezza di tutte le felicità. Ora, mentre ci inoltrammo innanzi a quella luce, io mi sentivo tale un timore. Avrei voluto lodarlo, ringraziarlo, ma non sapendo che dire, ho recitato tre glorie patrie. Gesù rispondeva insieme, ma appena finiti, come lampo, mi sono trovato nella misera prigione del mio corpo. Ah, Signore, come? Così poco è durata la mia felicità? Pare che troppo dura la creta di questo mio corpo che tanto ci vuole per frantumarsi ed impedisce all'anima mia di sloggiare da questa misera terra. Ma spero che qualche urto veemente lo voglia non solo frantumare, ma polverizzare, ed allora, non avendo più casa dove poterci stare di qui, ne avrete di me compassione e mi accoglierete per sempre nel celeste soggiorno. Fermiamo la nostra attenzione su questo splendido capitolo che contiene vari punti di meditazione e di edificazione per la nostra anima. Cominciando con una bellissima, ecco, e semplicissima sintesi dell'origine di ogni male da parte dell'uomo, non escluso, se uno fa attenzione alla descrizione, lo stesso peccato originale. Da dove viene il male? Dal pensare io sono qualche cosa. È una frase molto profonda questa, e anche qui apre le porte di una interiorizzazione molto grande per chi desidera prenderle sul serio, e di conseguenza una modalità interiore
di mettere in pratica l'esortazione di Gesù, ecco, a non fidarsi per nulla di noi stessi, ma solo di Lui, che è un fatto profondamente interiore. Ora, nella Sacra Scrittura si legge a chiare lettere, nel profeta Geremia, questa doppia sentenza: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno, e benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore la sua forza. Ora si vede anche nel regno della divina volontà, se si capiscono bene alcune cose, qui certamente giova l'ausilio di un po' di teologia. Sono cose che non sono evidenti ai nostri occhi, così come tutte quante le verità di fede, perché se fossero evidenti, diceva il buon San Tommaso, non sarebbero verità di fede. Ma il fatto che non siano evidenti non toglie loro essere verità, e quindi più vere delle cose evidenti. Ecco. Allora, noi di per se stessi siamo veramente il nulla, perché il Signore non soltanto ci ha creati, quindi traendo la nostra anima dal nulla, e il nostro corpo in ogni caso non ha una consistenza autonoma perché viene dai nostri genitori. Noi non ci siamo fatti da soli. Ma non c'è solo questo, perché la divina volontà non ha soltanto un principio creativo, spiega Gesù benissimo nelle altre, in vari passi degli scritti, no? Ma anche un principio conservativo, che è quello che San Tommaso spiegava dicendo che la divina provvidenza, che noi ci abbiamo già un concetto un po' particolareggiato, ma la divina provvidenza in quanto tale in sé, provvedere, significa che Dio esercita, e questo nei confronti di ogni ente creato, fosse anche un pulviscolo di polvere, così come le grandi galassie, così come la mia vita. Io adesso sono vivo, il mio cuore batte, la mia testa si spera che funzioni, insomma, parlo e faccio qualunque altra cosa, sto seduto, sto in piedi, mi muovo, qualunque operazione. Solo perché Dio non soltanto mi ha creato, ma mi conserva nell'essere. Di modo tale che se Dio cessasse di fare questa cosa, non è che io morirei, perché la morte non è la fine dell'essere, ma è la dissoluzione di una parte del nostro essere, quello corporeo, ma l'anima sopravvive intatta e integra, che è immortale. Ma se Dio cessasse di provvedere a una sola creatura, questa ricadrebbe nel nulla da cui è venuta. Cioè, basta questo, veramente creduto, interiorizzato, per non porre in nessuno, cioè non, io non posso dire in verità di me stesso, io sono qualche cosa, perché con il soggetto io sono proprio nulla, d'accordo? Cioè, questa è una verità, si dice in termini filosofici, verissima a livello ontologico, d'accordo? Sono nulla. Ecco, Santa Caterina da Siena, tutti quanti sappiamo che aggiungeva più il peccato, perché l'unica cosa che io faccio e che appartiene veramente a me al 100%, nel senso che la divina volontà è coinvolta soltanto in modo permissivo, cioè nel senso che non fa un atto positivo per impedirla, nel rispetto della mia libertà, è solo il peccato. Cioè, quando io esco dalla divina volontà, c'è qualcosa di autonomo fatto da me. Quando io resto nella divina volontà, c'è la divina volontà che mi ci fa restare con un atto positivo. Allora, ripeto, queste cose nessuno le può dimostrare perché non si vedono, non c'è la dimostrazione scientifica di questo, né l'evidenza, ma è così. Nella meditazione noi dobbiamo cercare di fare nostro e tirare fuori tutte le conseguenze, proprio dire a livello esistenziale, della ruminazione, della digestione, ecco, di questi principi, no? Sappiamo dall'altra parte degli scritti che la divina volontà, oltre che essere creativa e conservativa, è anche alimentativa, ma questa funzione non la esercita nei confronti di tutte le creature, cioè le fa crescere nel bene, ma solo nelle creature che liberamente decidono
di camminare nella via del bene e quindi di fidarsi e di confidare nel Signore. E sono destinate a crescere non soltanto, ecco, nella crescita naturale del corpo e anche, come dire, dell'efficacia, insomma, delle nostre funzioni, no? Perché più esercito la memoria e più la memoria si rafforza, più esercito l'intelligenza e più l'intelligenza cresce, più esercito la volontà negli atti e più la volontà si rafforza, no? Ma c'è una crescita nella grazia o nella unione, nella fusione, nella vita, nella divina volontà. Ecco perché Gesù nel Vangelo di San Giovanni dice: senza di me non potete fare nulla di buono, tra virgolette. Non possiamo fare nulla di buono sotto il punto di vista della volontà divina alimentatrice, ma non possiamo fare nulla proprio da un punto di vista ontologico. Cioè lo stesso peccato dell'uomo è possibile perché Dio lo ha creato e perché lo mantiene nell'essere. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Rebus sic stantibus, dicevano i romani, se Gesù non c'è nella vita di una persona, voglia giocare a fare laicista o il pluralista o l'esploratore di altre religioni o di altre cose, non ci può essere nessun'ombra di vero bene, ma solo corruzione e miseria. Gesù diceva: questa è la società presente nel 1901, qui stiamo. Non so che cosa direbbe della nostra, che è giunta insomma ad uno stato di degradazione, di depravazione per certi aspetti, proprio che fa veramente raccapricciare, ecco. E che non risparmia purtroppo in singoli casi isolati neanche il corpo dei discepoli di Gesù, insomma, che a volte fanno delle cose, fanno delle condotte che fanno raccapricciare la pelle, insomma, no, questo è purtroppo un dato di fatto, non troppo diffuso, ma c'è. Questo è il primo punto di meditazione. Il secondo è la riflessione sull'amore. Sull'amore di Gesù per noi e sull'amore di noi per Gesù. Ecco, c'è questo dialogo grazioso che fa capire anche l'intimità di Luisa con Gesù, che le chiede se gli vuole bene, no? Qui sembra il contrario di quello che Gesù fece con San Pietro nel Vangelo di San Giovanni, no? Qui è Luisa che fa questa domanda a Gesù e poi vuole anche la spiegazione di quanto gli vuole bene, no? Ecco, Gesù riprende l'esempio già fatto precedentemente sul principio e sulla fine. Il mio amore per te non ha principio e non avrà fine. E più sotto spiega che l'amore della creatura non può competere con quello del creatore, cioè neanche se uno amasse, insomma, come dire, praticasse con perfezione il primo comandamento, cosa che solo la Madonna ha fatto, ma non riuscirebbe in nessun modo, insomma, neanche lontanamente ad adeguare l'amore del creatore nei confronti della creatura, no? E qui però Gesù dice una grande cosa. È una cosa che lui la spiega in relazione semplicemente al dovere della creatura di amare il suo creatore, no? Ma sappiamo benissimo poi essere un concetto che si può tranquillamente traslare nel regno del Fiat Supremo, cioè l'obbligo della creatura di amare il Signore costantemente, senza alcun intervallo. Cioè, e se questo non accade, cioè nella vita di una persona ci sono dei vuoti che possono essere di giorni, di ore o anche di minuti. Cioè, la nostra vita deve diventare, deve, cioè, come dire, è una vocazione questa qui, nel senso che è un invito che il Signore fa. Un canto di amore ininterrotto a Gesù e a Maria, ininterrotto. Cioè non ci devono stare vuoti neanche di secondi, non soltanto di minuti.
Gesù dice, attenzione, quanti vuoti ci sono stati nella tua vita? Ah, guarda che non si entra in paradiso se questi vuoti non sono riempiti. Lo dice chiarissimamente. E come si riempiono questi vuoti? Bene, con amore doppio. E se non ami al doppio, ah, poi attingi l'amore dal fuoco del purgatorio. Quindi sappiamo anche che il fuoco del purgatorio ha anche la funzione di riempire tutti quanti questi vuoti di amore. E qui Gesù spiega anche un aspetto particolare che in modo straordinario faceva vivere a Luisa, in modo ordinario lo fa vivere a noi. Purché, però, come dire, lo intercettiamo e lo viviamo bene. Le famose privazioni, no? Le volte che Gesù si nascondeva dagli occhi di Luisa, lo faceva per stimolare il suo desiderio e il suo amore, farli crescere sempre di più, farli raddoppiare appunto, e in modo tale che fossero colmati, tra le altre cose, anche i vuoti di amore pregressi dell'anima. Ecco, così quando noi ci troviamo nell'aridità, in uno stato di questo genere, ci sono due modi per affrontare queste cose, no? Uno è non pensarci, sforzarsi di non pensarci, perché poi, insomma, ai livelli di Luisa diventa un pochino difficile. Ai livelli ordinari è molto facile. Vabbè, adesso il Signore non si fa sentire, penso ad altro, non ci penso, ma questa non è una buona risposta, perché è un'occasione perduta. Perché Dio ti lascia in un momento di desolazione, perché tu raddoppi il desiderio. Lo chiami, lo invochi, giorno e notte. Sappiamo che tornerà, d'accordo? Perché il Signore non ci abbandona, no? Ma il sapere che tornerà non ci esime dal muovere la nostra volontà in questo modo: desiderare, chiamare, amare, cercare. Ecco, come la sposa del Cantico dei Cantici che sembrava impazzita, insomma, quando gli avevano sottratto lo sposo, no? Vi scongiuro, figli di Gerusalemme, se incontrate il mio diletto, ditegli che muoio di amore, si legge nel Cantico dei Cantici. Cantico dei Cantici c'è la storia di ogni anima così come vorrebbe vedere questa storia il nostro sposo che è il Creatore, che è stato alla veglia di Pasqua, ricordi, pare che fosse il profeta Baruch, tuo sposo è il Creatore, comincia proprio così quella lettura, no? Quindi c'è questa sponsalità che è per ogni anima, non è semplicemente per l'anima di Luisa. H24, senza vuoti di giorni, di ore e di minuti. Ed ecco in questo senso, no? Che quando Luisa, che comunque conosceva un bel po' l'amore di Gesù, implora di lasciare la tenda del corpo e di farla andare in cielo, Gesù, attenzione, bisogna notare un piccolo particolare, chi fa questa preghiera è un'anima in stato di vittima, già, come dire, già praticante, quindi non è semplicemente cavato l'offerta di vittima, ma sta già facendo, come dire, l'esecuzione dell'offerta, l'abbiamo visto nei volumi precedenti, no? Siamo al quarto volume, c'è una continuità, no? Quindi riflettere con delle meditazioni continue sugli scritti ha questo vantaggio, no? Che ci permette facilmente di rievocare il pregresso. E penso che ricorderemo anche che Luisa è stata sposata da Gesù, quindi si trova in stato di matrimonio mistico con Gesù, contratto sia in forma privata che ratificato in cielo davanti alla corte celeste. Eppure Gesù gli dice: guarda che chi non è trasformato totalmente in me, che veramente compare come un altro Cristo, fa una brutta figura in mezzo ai beati. Avresti vergogna a starci insieme con loro. Questo ci dà molto da pensare. Non si entra in paradiso se non si è diventati un altro Cristo. Quindi oggi abbiamo, insomma, saputo che non si entra in paradiso con i vuoti d'amore,
E non si entra in paradiso se non ha, se non si ha una tale e tanta, ecco, somiglianza e trasformazione in Gesù, che si compare con un altro lui stesso. Ecco, quindi questo ci fa comprendere quanto è vero quell'esortazione che i veri maestri di spirito hanno sempre fatto, no? Su che cosa consiste tutta la santità? Certamente è da leggere la Pustica, nell'amare Gesù. Io ripeto sempre ad abbondanza che le anime devote della Madonna possono tranquillamente vivere questo amore verso Gesù attraverso il passaggio dell'amore verso Maria Santissima, che è la più grande maestra, insomma, è il più grande aiuto per arrivare ai vertici dell'amore verso Gesù, perché no, veramente la Madonna è completamente tutta trasformata in Gesù, ne è la copia perfetta, la copia vivente, insomma, no? Un ultimo pensiero, ecco, per questo dono che Gesù ha fatto. Dice: sì, non ti ci porto adesso in paradiso, siamo nel 1901, dobbiamo arrivare al 1947. Quest'anima già smaniava di andare in paradiso, cioè altri 46 anni, insomma, da stare sul pianeta Terra. Fortuna che il Signore non gliel'ha detto, se no sarebbe preso un colpo. Però a un certo punto poi la porta verso il cielo, ecco, e qui c'è la solita descrizione, no, di Dio come luce. San Giovanni, Dio è luce, in lui non ci sono tenebre, no? Tutto quanto il tema della luce e della vita che abbraccia trasversalmente tutto il Vangelo di San Giovanni, no? Io sono la luce del mondo, eccetera, eccetera, no? La luce che abbiamo da non molto, insomma, celebrato nella notte di Pasqua, no? Che comincia con la liturgia del fuoco, con lucernario, eccetera, no? Ecco, qui si entra in un campo chiaramente particolare, perché la nostra mente non può, assolutamente, perché sono cose che non conosciamo, immaginare che tipo di relazione c'è tra la luce e la felicità e la gioia insolita, no? Ecco, perché questa è una cosa non umana, ma divina. E innanzi a quella luce, dice Luisa, si sperimentava nuova vita, gioia insolita, non mai provata. Mi sentivo felice, anzi, mi pareva di trovarmi nella pienezza di tutte le felicità. Questa è un'ottima descrizione sintetica della condizione paradisiaca dei beati. Anche qui noi dobbiamo fare attenzione di rinnovare bene la nostra fede, no? Concludiamo queste meditazioni. C'era il grande filosofo Blaise Pascal che diceva che il cristianesimo è una scommessa. Sono frasi un pochino a slogan che mi vanno sempre prese, insomma, con le molle, per certi aspetti lasciano il tempo che trovano, no? Però per altri aspetti no. Il cristianesimo è una scommessa, cioè io punto tutto quello che ho, su che cosa? Sul paradiso. Cioè anche le tante cose, no? Quindi lo stare lontano dalla terra, dalle cose della terra, dai piaceri del mondo, dai piaceri terreni, che sono comunque condizioni indispensabili non solo per andare in paradiso, ma anche per raggiungere l'unione con Dio qui ed anche per vivere pienamente nel regno della divina volontà, perché quella felicità soprannaturale, beata, che viene da questo mondo, Dio non la dà a chi non fa il vuoto intorno a sé. Questo lo sappiamo, questo qui, ce l'abbiamo meditato tantissime volte, quindi, ed è un fare vuoto che non è un privarsi di qualcosa, ma è uno svuotarsi in vista dell'essere riempiti del tutto. E qui dobbiamo farci sempre molto attenti perché la divina volontà, la grazia, sollecita il nostro cuore sempre delicatamente, attraverso la dolcezza delle ispirazioni che vanno messe in pratica, tutte, fosse anche una sciocchezza, fosse anche una piccola rinuncia a un piccolo piacere, ad una piccola gratificazione.
Gesù non ci verrà mai a dire voglio che tu mi lasci questa cosa, in questi termini così perentori. No, no. Te lo farà delicatamente comprendere. E facciamo attenzione a quante ne passano, insomma, di queste sante ispirazioni nel nostro cuore, no? Più noi assecondiamo, ecco, l'operazione che lui delicatamente fa dentro di noi per portarci al vuoto totale di tutto che non sia lui solo, e prima raggiungeremo questo stato beato. Se noi lasciamo nel nostro cuore consolazioni, diletti, piccoli idoli, ecco, gratificazioni di vario genere, Gesù dice: vuoi queste cose? E ti ette queste cose, ma il top non lo avrai perché hai scelto altro. Ecco, mentre contempliamo Luisa che torna sulla terra desolata, ecco, chiediamo la grazia al Signore invece di farci staccare da questa terra che è benedetta, insomma, perché è creata da Lui, ma che per altri aspetti è un ostacolo alla unione con Lui, che possiamo staccarci dalla terra davvero e librarci liberamente e suavemente verso la vita divina, che è quella del Fiat Supremo. Oh, Divina Maria, tu sola sei riuscita fra tutte le creature, dall'istante del primo conce del tuo concepimento all'assunzione, non c'è stato neanche un secondo di vuoto. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Neanche un secondo di vuoto, neanche un atto di volontà tua, neanche un atto che non fosse proprio gridato, oserei dire, no? Gridato suavemente il tuo ti amo a Gesù nella divina volontà e con la divina volontà. Aiutaci a camminare verso questa meta, soprattutto a evitare di pensare che queste siano cose impossibili. Non può essere che sia impossibile, perché se fosse impossibile non sarebbe da Gesù proposta o chiesta una cosa di questo genere. È possibilissimo. È solo un problema di crederci fino in fondo, investirci senza riserve, senza trattenere nulla per sé, impegnarsi soavemente ma costantemente, e poi attendere che il resto lo faccia la grazia, perché lo farà senza dubbio, ma non senza che noi ci abbiamo messo seriamente, responsabilmente, liberamente, decisamente, totalmente la parte che compete a noi. E sii tu la nostra maestra e il nostro aiuto nell'aiutarci a farlo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.